a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio giornaliero, strano ma vero. Siamo con la carriera giocatore. Vi ricordo che ci siamo trasferiti al Brentford, quindi per tutti coloro che non abbiano visto i primi tre episodi, se non sbaglio, andate a cercarli qui nel canale. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e iniziate a spolliciare già da adesso. Allora, ci siamo trasferiti al Brentford dal Manchester City, come tutti ben sapete. E abbiamo già giocato la nostra prima parte in coppa con Norwich, persa per 1-0, dove non abbiamo giocato malissimo, valutazione 6.4 se non sbaglio. Ma adesso guardiamo i nostri obiettivi per la prima volta, te l'abbiamo già visto nello scorso episodio, però li riguardiamo. Allora, valutazione di 6.0 superiore, almeno 11 gol, 5 assist negli obiettivi secondari e una percentuale di realizzazione di almeno 10%. Allora, sono stracontento perché la serie vi piace veramente tanto, la seguite in tantissimi, mettete tantissimi mi piace e io quindi continuerò a farla perché a me comunque diverte. Allora, avevo sistemato la barbetta con il game face e adesso andiamo a giocare, basta con le chiacchiere. Prima partita di questo episodio contro il Bolton. Maglia, le maglie sono davvero belle del Brentford. Mettiamo la gialla. Non piove. Contro Akunis, però prima di fare questo dobbiamo vediamo. Sì, l'ho già cambiato. Visuale. Io usavo la visuale, se non sbaglio, campo largo negli scorsi episodi, che comunque non mi piace, ed è la stessa che si era trasformata nella videocarriera, perché comunque l'avevo cambiato un po' tutte. Mi sbagliavo. E comunque adesso sapete che la visuale che io uso è quella normale, default. Quindi andiamo subito a giocare Bolton Brentford. Vamos, speriamo di segnare. Forza Kun. Prima partita di campionato che noi giochiamo con il Brentford, dopo la prima partita di Capital One Cup, dove siamo usciti col Norwich. Vabbè, ma ci può stare, non mi interessa sinceramente. Dobbiamo pensare a noi stessi e alla squadra. Però anche se siamo usciti dalla Capital One Cup, di certo non dobbiamo prenderci la colpa. E adesso pensiamo a portare in alto il Brentford. Davvero delle immagini fantastiche, come già sapete tutti. E possiamo cominciare. Bolton avanti, Mason! 1-0 Bolton al terzo minuto, clamoroso. Kundispa in basso. 1-0 Bolton, quindi già in vantaggio la squadra di casa, che è nettamente più forte di noi. Speriamo di non continuare così, perché sarebbe davvero una disfatta. Kundispa l'allarga per il suo compagno, prova a richiederla. Il Kun in aria, la palla sul mancino. Kundispa, la parata incredibile. Kundispa se ne va, protanda al cross. E uccidimi tranquillamente. Voglio il giallo per l'avversario. Adesso. Dai. Bravo arbitro. Complimenti. Grande. Giallo, giallo. Siete in mezzo il Kun. La palla è proprio per lui. Kundispa. Kundispa. CR7. All'esultanza la CR7. 1-1. Primo centro stagionale per lui. Che inserimento davvero attaccante. Rivediamolo. Di testa. Incornata paurosa. Ecco qua davvero il movimento davvero attaccante. È questo. 1-0. È 1-1, scusate, pareggio. Gran gol del Kun, che porta in parità e ristabilisce la parità in questo match. Bolton Brentford 1-1. Palla per il Kun. 1 contro 2. Kun trattenuto. Va fino in fondo. Entra in aria. Kundispa la butta dentro, non ci arriva nessuno. Vantaggio Bolton. Però non posso far centro, non posso far gol io e voi prendete gol alla testa di cazzo. Fatto qua ancora lui. Dopo altri 3 minuti, 3 minuti nel primo tempo e 3 minuti alla ripresa. 2-1. Guarda, la nostra difesa è immobile. Fermi, tranquilli. Arriva lui. Inserimento sul primo palo, doppietta per Mason. Proprio per lui la palla. Kundispa si gira bene. Entra in aria. Kundispa col destro. Vacca puttana. Kundispa prova a scambiare col suo compagno. Dammela. Ma sei un idiota. Un idiota. Un emerito idiota. Seconda sconfitta consecutiva da quando siamo arrivati al Brentford. Prima la Capital One Cup e adesso il campionato. Unica notizia positiva, sì, perché siamo riusciti a segnare, a sbloccarsi
con un gran gol a mio parere, davvero con un gran movimento, davvero attaccante. Andiamo alla seconda partita sperando di provare a portarsi a casa 3 punti, che darebbero anche un po' di morale a tutte le Brentford. Valutazione 6.9, stiamo prendendo un botto di più 1. Infortunio allenamento per Button, vabbè, non importa. Avanziamo quindi, siamo a valutazione 6.90, un gol, 0 assist e 25% di tiri, di percentuale di realizzazione. Ancora titolari, stavolta col Fulham. Ma non abbiamo appena giocato col Fulham, ah no, era col Bolton, scusatemi. Ma becchiamo già le due squadre, due delle squadre più forti che sono in campionato. Comunque, ci riproviamo. Allora, Brentford Fulham, per la prima volta giochiamo in casa nel nostro stadio. Ok, tutto perfetto. Si va a sfidare il Fulham. Forza Kun, segna ancora. Seconda partita di campionato per Kundispa nella FL Championship. Brentford Fulham. Il Brentford torna in casa. Il Brentford è 23esimo, ha un solo punto, poverino, dopo 4 partite giocate. Il Fulham è 8º, invece 7 punti. Dobbiamo rifarci e soprattutto riprendere, soprattutto vincere la prima partita. Forza Brentford e buona partita a tutti. Lancio per il Kun di testa, l'appoggia al suo compagno di reparto Iota. Kundispa. Kundispa, lancio per lui. Il Kun al volo! Cosa prova? Ottima conclusione al volo col mancino che non è il suo piede. Vero, bella anche stilisticamente, non efficace però. Kundispa può andare. Rincorso. Kun però è da solo. Prova a rientrare sul sinistro. C'è una partita davanti a lui. Kundispa in aria. Kundispa col sinistro. Palla fuori. Ci prova però. Coraggioso l'ex Manchester City. Passaggio dietro. Kundispa col destro. 3 tiri ancora non è inquadrata la porta. Non ci siamo. Palla che esce, sì. Tanto così, no, così, perfetto. Finisce il primo tempo, siamo stati tanto pericolosi. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, purtroppo. Spero di rifarmi nella ripresa. Vediamo se riesce anche a proporsi in attacco. Un po' strattonato purtroppo, è stanco, ma c'è il lancio proprio per lui. Peccato, non me l'aspettavo che la palla sarebbe arrivata. E da solo con Dispa, bravissimo però. Vede, serve il suo compagno in profondità. Vediamo se si propone avanti lui. Palla proprio per lui. Defilato, proverà il cross. No, si mette la magia, entra in aria. Con Dispa, palla sul destro. Calcio d'angolo. La palla è proprio per Kundispa, che prova a girarsi di fisico. Kundispa col destro. Ma dai, non ci credo. Finisce qua. Strappiamo un punto contro il Fulham, 0-0. Purtroppo non riusciamo a segnare, ma siamo stati mai più pericolosi in campo. Purtroppo davvero non siamo riusciti a gonfiare la rete, ma spero e soprattutto sono sicuro che ci rifaremo molto presto. Valutazione 6.1, non male. Ci avviciniamo alla terza partita di questo episodio, un'altra grande squadra, il Blackburn, ancora titolare, quindi il mister conta pienamente su di noi. Maglia rossa contro questa. Piove. Proviamoci. Vamos. Forza Brentford. Terza partita di campionato in questo episodio. Blackburn Rovers Brentford. In campo ancora l'idolo di tutti, Kundispa, l'idolo della tifoseria ospite. Il Brentford è a 2 punti ed è ancora in fondo alla classifica. Non è ultimo, perché forse l'ultimo è Rotterdam United, perché dovrebbe essere 24 squadre, sì. E il Blackburn invece è su, come al solito. Quindi, terza partita, andiamo subito a giocare. La palla per il Kun. Però liberarsi, Agüero, e il Kun dispa. Ma dai! Non ho parole. Ammonito il nostro compagno che commette il fallo da rigore. Tebar. Il tè al bar. Che brutta. Rigore per il Blackburn. Speriamo che il nostro portiere compia un miracolo. Dai Button.
Che brutto vederlo così. Vedere un rigore non poteva far niente. 1-0 Blackburn al 45esimo. Curioso, niente. Cos'è? Ma dai, mi sono anche infortunato. Ma fischiami il fallo. No. Porca troia puttana. Peccato. Fanculo, va. Continuano ad arrivare ai più uno. Siamo arrivati anche. Siamo seti di overall, siamo a 68. Ho paura di andare a guardare. 4 settimane di sessione al ginocchio. Che palle! Vabbè, riposo forzato. E noi andiamo avanti. Simuliamo la partita con Leeds. Simuliamo la partita con Leeds, gioca Betinho al nostro posto. Vediamo. Betinho non segna, però pareggiamo con Leeds. Buono. Giochiamo contro il Nottingham Forest. Al nostro posto gioca Gray. Boh. Vediamo cosa facciamo con Nottingham Forest. Perdiamo 2-1. Perfetto. Bravi ragazzi. Continuiamo così. Wigan gioca Betinho al nostro posto. Brentford. Dai. Perdiamo 2-0. Che schifo. Ah, siamo fortissimi comunque. Vediamo la partita con la dovrebbe essere il Chartlon, giusto? Che fenomeno. Simuliamo, gioca ancora Betinho. Fai un gol, Betinho, dai. Poi me lo dedichi, togliti la maglia. Kundispa. Betinho, vediamo, segna Betinho. Me lo sento, Betinho. Ehi. Ehi. Ma a me... 2-1, vittoria. Jota e Jus. Ehi, Jus. Come cazzo si chiama? Vediamo, ci stiamo avvicinando al nostro rientro in campo, però. Abbiamo subito già tante gare. Ora sei pronta a tornare in campo, riprenderò a inviarti e ad aggiornare i tuoi prossimi obiettivi. Sei pronto? Oh. Tanta roba, torniamo a giocare, però. Ma sì, dai, vi faccio un episodio un po' più lungo, però voglio tanti mi piace e tanti commenti. Quindi andiamo a giocare contro il Bournemouth. Siamo in casa, maglia. No, no, va indietro per piacere, che così non capisco niente. Gialla con la... sì, così. Nuvoloso, qui non piove, meno male. Si va a giocare e ritorna il Kun in campo. Ritorna in campo il Kun e questa è la cosa fondamentale. Brentford in casa finalmente e torniamo tra i nostri tifosi. Vediamo inquadrato Kusling, che sarà un ex sicuramente. E possiamo cominciare. Jota per Kundispa, che la mette giù. Kundispa col destro. Tiro bloccato da Elfic. Lancio per Kundispa. Corri Kun. Corri. E fino in fondo, perché non c'è nessuno in mezzo. Porca di quella puttana. Calcio d'angolo, dai. Dove? Vinciamo almeno questa, ragazzi. Dai. Cross in mezzo. Kun prova ad inserirsi. Fa un blocco al portiere, si fa male ancora. Mi sparo. Se mi faccio male ancora mi sparo. Alzati, prego, alzati. Alzati, Kun, alzati. Ma davvero? Ma basta. Peggio di Pato, davvero. Peggio di Pato. Senza parole. Quanti anni devo star fuori? 6 settimane. Ragazzi, il video è finito. La storia mi piace. Arriviamo ad 800 like. Arriviamo al prossimo video. Mi dispiace davvero per questi infortuni. Non so cosa dirvi. Dobbiamo star fermi 6 settimane. Siamo già stati fermi per altre 4. Sono 10 settimane che sono più di 3 mesi. Cioè, sono 3 mesi più o meno. Prima distorsione al ginocchio. Adesso frattura al gomito. La prossima volta si rompe la lunghia del, sì, del piede. Ti romperà la lunghia del piede. Allora, ci faranno vedere poi gli obiettivi che avremo dopo queste 6 settimane. Io vi farò vedere nel prossimo episodio le partite che abbiamo giocato. Guardiamo la classifica. Faremo cagare. Infatti siamo ultimi. Grande Brentford. Vamos così. Ultimi a 6 punti.
Però dai, siamo alla fine, siamo a pochi punti dalla prima, ce la possiamo fare. Allora, vi lascio, mi raccomando, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete le preferite. Noi ci vediamo, non so ancora quando, col prossimo video, ma mi raccomando, seguitemi sulla pagina Facebook perché ho una novità per domani. Al prossimo video. Bye.